Se facessimo uno studio oggi sulle abitudini degli impiegati di livello superiore, saremmo stupiti probabilmente del loro consumo di antidepressivi e droghe energizzanti come la cocaina. I coach degli sportivi, come quelli degli impiegati di livello superiore, mi insegnano a essere sempre al massimo delle vostre possibilità. È evidente che questo tipo di ideale è legato, e lo sarà sempre, al doping. La droga e la vita, considerata come performance, sono le basi necessarie dell'esistenza di tutti i coglioni, come due atomi di idrogeno e uno di ossigeno sono necessari per fare l'acqua. La vita è una passeggiata durante la quale si incontrano il lavoro, l'amore, l'amicizia, i lutti, i fallimenti e i successi. Il piacere che proviamo vivendo è la sola e unica vera giustificazione della vita. Quando vi si dice che essa ha un senso, e che questo consiste nel lavorare per guadagnare di più, la paura per la morte naturale può rapidamente trasformarsi nel desiderio della morte volontaria. Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Gualtiero e questo è il mio canale, un canale dove parlo di una delle mie più grandi passioni, ovvero quella per i libri, con la speranza di instillare un po' di curiosità in chi guarda i miei video, facendo conoscere dei titoli che secondo me vale la pena di recuperare e di leggere. Nel caso non l'aveste ancora fatto, vi ricordo che potete iscrivervi qui sotto, lasciare un commento, condividere e, se siete nuovi, soprattutto potete recuperare i miei video vecchi che sono ancora tutti presenti sul canale. Come avrete potuto vedere dal titolo, il libro di cui voglio parlare oggi si intitola Nuovi miti d'oggi ed è a cura di Jérôme Garcin. Come sempre, prima di parlare del libro in sé, due cenni biografici non sull'autore questa volta, ma sul curatore. Garcin è nato a Parigi nel 1956, è uno scrittore e un giornalista, e dirige la sezione culturale del Nouvel Observateur e inoltre produce e conduce un programma radiofonico che si chiama La Masque et la Plume. Oggi mi soffermerei poco sui cenni biografici e passerei direttamente al libro. Ho detto che Garcin è il curatore di questo libro, perché Nuovi miti d'oggi è una raccolta di mini articoli e saggi che si ispira a sua volta a un progetto del 1957 che si intitolava Miti d'oggi a cura di Roland Barthes. E lo scopo del libro, sia di quello degli anni 50 sia di quello di cui vi parlo oggi, è quello di redigere una sorta di catalogo filosofico della cultura popolare, delle manie borghesi, smitizzando tutti gli argomenti trattati attraverso l'analisi dei suoi stessi simboli. E l'idea è questa: radunare una cinquantina di intellettuali, ognuno dei quali scrive un articolo, un mini saggio, potete chiamarlo come preferite, con l'intento di individuare gli elementi della cultura pop e cercare un po' di, appunto, smitizzarli o comunque criticarli in un certo senso attraverso una satira sottile, a volte anche molto aspra. Per farvi un esempio, in quello degli anni 50 c'era un pezzo dedicato alle patatine fritte, mentre in questo c'è un pezzo dedicato al sushi, in quello degli anni 50 c'era un pezzo dedicato alla Citroën e in questo un pezzo dedicato alla Smart e così via. E per farvi un esempio, per capire anche un po' il tono e il tipo di critiche che vengono fatte, leggerei uno degli articoli che mi è piaciuto di più, che si intitola La passione per i sondaggi ed è scritto da Thierry Peck, che scrive: Se ne fecero 200 durante la campagna per l'elezione presidenziale del 2002, 100 di più per quelli del 2007, più di uno al giorno per 9 mesi. I sondaggi sono indiscutibilmente oggetto di una viva passione democratica. Durante le settimane che precedono i suoi grandi appuntamenti sociali, la Francia e i francesi si studiano reciprocamente, si esaminano, si scrutano con un'attenzione che sfiora l'ossessione. Se un abitante di Sirio sbarcasse da noi in questi momenti, sarebbe senz'altro stupito di scoprire questa massa immensa che si autoesamina con tanto gusto. La passione per i sondaggi non è monopolio dei francesi, i loro vicini ne sono ugualmente preda. Il fenomeno è in buona parte consustanziale alla vita democratica. Per definizione, questa passione rende più incerta la trasmissione del potere e più imprevedibile la direzione delle preferenze collettive. La lunga lotta degli uomini per decidere liberamente del loro governo ha installato nel cuore della loro vita di comunità una terribile suspense. Nel far questo ha anche aperto un mercato formidabile per gli indagatori dell'opinione. Nei momenti di maggiore incertezza, alla vigilia degli scrutini decisivi,
I sondaggi rappresentano il mezzo per avvicinare il volto enigmatico di una volontà maggioritaria, della quale necessariamente le urne definiranno ben presto il profilo, incoronando la volontà generale. Ma in quel momento il popolo non sa ancora cosa pensa il popolo. Si cerca, si tocca, si gira, si ausculta. È in gestazione. I sondaggi aiutano così le società senza Dio a rendere più sopportabile il mistero della loro identità. La sottile alchimia dei campioni rappresentativi, il metodo delle quote, l'oscura aritmetica delle correzioni, l'analisi metodica delle tendenze di lungo periodo, tutta questa tecnologia statistica permette di rivelare agli occhi di un essere collettivo che, senza di lei, dovrebbe attendere l'apertura delle urne per uscire dall'astrazione, dalla speculazione o dalla frammentarietà. La curiosità quasi divinatoria che sottintende la richiesta di sondaggi, che è una curiosità nei confronti del futuro, si accompagna così a una curiosità nei confronti di noi stessi, che è una curiosità che concerne il presente. Perciò è necessario distinguere tra due diverse funzioni del sondaggio, una funzione prospettica e una introspettiva. Ciò che ci attendiamo dal sondaggio è che ci dica chi è il candidato maggiormente suscettibile di vincere in un momento specifico e nel contempo ci riveli in che società viviamo, con chi dividiamo la decisione, quanti sono quelli che la pensano come noi, quanti coloro che la pensano in modo diverso. Insomma, che ci mette in scena come un corpo politico che decide dell'avvenire e gli oracoli del quale vengono letti regolarmente in attesa del suo verdetto. Naturalmente, i sondaggisti, che sono persone esperte e abili nel difendere il loro mestiere dalle innumerevoli polemiche che esso suscita, rifiutano questo vocabolario. Un sondaggio non è una predizione, ripetono per tutto l'anno. È una fotografia dell'opinione in un momento specifico, in un luogo determinato. E potremmo aggiungere una fotografia sfocata, un po' storta, dai contrasti spesso discutibili, sempre ritoccata e aggiustata prima di essere resa pubblica. Non importa. A dispetto di queste precauzioni d'uso e di questi artifici, il sondaggio è ricercato come l'equivalente di una profezia e di una verità che elevano l'opinione del momento al rango di fatto compiuto e generalizzato. Molti di questi oracoli incerti non vedrebbero nemmeno la luce se l'attesa del pubblico non fosse precisamente quella. D'altronde, quando la foto compare finalmente sulla prima pagina dei quotidiani e sui principali siti internet, le dichiarazioni di virtù dei professionisti sono presto dimenticate. Il commento cambia di tono e una voce fuori campo sembra installarsi nel cuore dello spazio pubblico. Nicolas Sarkozy parte in testa, vincerà. Ségolène Royal spera di rimontare, ma perderà. Chirac raggiunge Balladur, è finito. Le Pen al secondo turno. Bisogna credere ai sondaggi? Nella pratica, le due facce della libido sciendi democratica, curiosità per il futuro e curiosità per il presente, sono indissociabili. Perché dalle nostre parti l'identità collettiva non si riceve dal cielo o da una qualsivoglia tradizione superiore. Essa si identifica con la manifestazione di un'intenzione comune. Somiglia molto in questo a una sorta di proiezione nel futuro. È il destino di un essere collettivo quello di non realizzare la propria unità se non nell'espressione della propria volontà. Ma è forse la funzione introspettiva a spiegare meglio l'attuale passione dei francesi per i sondaggi, perché più delle altre la società francese è diventata opaca a se stessa. Gli strumenti utilizzati per descriverla suonano falsi. Recenti inchieste hanno dimostrato che i francesi sanno sempre meno in che categoria inserirsi, e faticano a descrivere il loro mestiere. Non esiste più, come un tempo, un mondo operaio ben identificato, ma operai di condizione abbastanza variegata. Non esiste più una classe media conquistatrice, investita da una missione storica, ma categorie intermedie, una buona parte delle quali si interroga sul proprio avvenire e teme il declassamento per i propri figli. Accanto agli impiegati dell'amministrazione di ieri è cresciuto tutto un piccolo proletariato dei servizi, abbastanza disperso e poco cosciente di sé. In breve, la maggior parte dei grandi racconti sociali che costituivano la trama complessiva della società francese si disfa, rendendo sempre più urgente la foto di famiglia, lo specchio in cui la loro sfinente varietà si troverà finalmente ricondotta a una media razionalizzata, insomma, semplificata. Su questo ansioso narcisismo, la passione dei sondaggi oggi stabilisce il suo impero, una volontà di sapere, di conoscere, di rappresentarsi, che non può stare a lungo senza sfogo.
E questo era uno degli articoli che mi è piaciuto di più, che trovo più attuale nonostante il libro sia uscito 15 anni fa. Quindi, se siete amanti della satira, della critica alla società, dei costumi e dei consumi, se per caso trovate questo libro in giro, non credo sia così famoso in Italia, ma se vi capita sott'occhio vi consiglio di prenderlo perché è molto interessante e divertente. Alcuni articoli non li ho capiti magari a fondo perché parlavano esplicitamente di elementi più da cultura francese, ma molti vi assicuro che si possono estendere perlomeno a livello europeo o addirittura forse occidentale. Ah, e poi una piccola curiosità che però non so, mi ha colpito molto. Nel pezzo dedicato ai radical chic ho scoperto che in Francia i radical chic da una parte della popolazione vengono chiamati bobo, che è praticamente l'unione delle parole borghese e bohemien, e non lo so, l'ho trovata una cosa linguisticamente simpatica e interessante. Comunque, curiosità a parte, credo che questo libro sia una piccola chicca, quindi se vi capita sott'occhio vi consiglio di recuperarlo. Siamo arrivati alla fine, vi ringrazio per aver guardato e come sempre vi ricordo che se vi va potete iscrivervi qui sotto, lasciare un commento, condividere, parlare con i vostri conoscenti, recuperare i video vecchi che trovate sul mio canale se siete nuovi. Da queste parti, un piccolo gesto da parte vostra può essere un grande passo per il mio canale. Ancora grazie e noi ci vediamo al prossimo video.